Io sono Adam Bosch, okay. Vivo in Italia da più o meno 15-16 anni. E noi siamo qua entrati nel 2015 con un'istituzione, istituzione intendo Comune di Roma più cooperativa. Primi anni fino al 2015 ho occupato cooperativa, con la cooperativa se n'è andato via 2015. Dopo 2015 siamo autogestiti da soli. Dopo un anno, dopo due anni abbiamo sentito che era coinvolto nella mafia capitale. Nel 2016 noi comunità sudanese siamo andati al municipio a parlarne, perché chiedere perché sono andati via questa cooperativa che ci stava. Loro ci hanno ascoltato, non ci hanno risposto niente. Altro ieri, il giorno 5, siamo svegliati, abbiamo trovato davanti alle nostre stanze le forze dell'ordine. È arrivata sala lavorativa, ma sala lavorativa non fa parte della comune. Sala lavorativa è una, come un'associazione che quando ci stanno persone in caso di emergenza viene da mano. Ci hanno offerto quello, noi abbiamo detto no, noi siamo entrati qua 120 persone e noi vogliamo un posto per 120 persone, non vogliamo un centro misto nel senso con altri richiedenti nuovi, perché noi siamo ormai già, non dovevamo avere diritto di casa, noi dovevamo avere diritto di cittadinanza, perché uno che sta più di 10 anni vuol dire che deve essere già cittadino italiano. E poi da quel giorno lei dicendo allora se non volete rimanete in strada, cioè non ha detto proprio così, però cioè, sua politica era quella, e qualsiasi cosa noi chiedevamo lei diceva boh non lo so, si levava mani, insomma ci ha dato oggi appuntamento, noi siamo andati lì a riunione, abbiamo parlato, lei dicendo in questo momento non è facile per 80-90 persone, quindi ci sono persone, cioè ci sono 40 posti, 40 posti non sono nello stesso centro. Centro di accoglienza? Sì, centro di accoglienza, quindi 10, 15, 5 e così. E noi abbiamo detto ma noi siamo quasi 90, crede che noi non possiamo lasciare altre persone in strada e andando altri 40. Quindi nostra decisione è di rimanere tutti insieme, perché non è, cioè non credo che, e non è giusto. Credo che c'è uno dopo 15-16 anni metterla ancora centro di accoglienza, perché uno già sua esperienza ha fatto, cioè parlano sempre di integrazione, di autonomia, no? Noi siamo già autonomi, perché dobbiamo entrare ancora nel centro di accoglienza? E primis loro che dicono centri di accoglienza non va bene perché devono integrati ai migrati, ma non è vero. Cioè, uno che sta 16 anni gli metti, li porti ancora come se fosse arrivato oggi, vuol dire che non ne stai risolvendo nulla. Quindi noi vogliamo non solo diritti, perché noi sappiamo le leggi, sappiamo i doveri, ma vogliamo anche il nostro rispetto. Noi lavoriamo, chi studia studia, chi lavora, chi sta lavora nella campagna, nel senso lì in Calabria, in Foggia, in Sicilia. E poi quando finiscono le stagioni tornano qua. Cioè, non siamo stupidi, cioè, abbiamo fatto tutti l'università, cioè, non siamo stupidi o non capiamo politica. È quello, perché si vede, una cioè, dal 5 è un assessore che viene qua, ti dà appuntamento, vai lì, manco lei non lo sa che cosa deve fare, non sa decisione, vuol dire che non sei capace. Prima di arrivare qua noi eravamo... Veramente si chiamava Hotel Africa, eravamo sotto a sezione Tubertina, non lo so qualcuno di voi se ricorda. Sì. Noi eravamo lì dal 2000, alcuni erano dal 2002, alcuni erano dal 2003. Quindi lì non eravamo solo noi sudanesi, eravamo lì tutti i nazioni, eritrei, somali, etiopi, ci stavano qualcuno pure del Marocco, dell'Algeria eravamo. Poi da quelle nazioni già hanno divisi, l'hanno portate alcuni, quelle dell'Eritrea e Etiopia hanno portato al Baobab. E noi sudanesi eravamo rimasti lì. Quindi da lì che noi volevamo una cosa, creare una comunità, fare percorso tutti insieme. Perché l'Stato che è quello che non lo sa, perché noi qua abbiamo fatto un sacco di cose, tipo sportello di orientamento. Se uno sudanese viene oggi, prende i documenti, se non sa andare avanti, noi le aiutavamo, capito? Cioè,
un sacco di cose abbiamo fatto, magari se sente da soli. Siamo da soli, tutti. Se uno si sente male, noi facevamo, come si dice, 10 euro, 15 euro, facevamo biglietto e le portavamo in Sudan. Cioè, tante cose le abbiamo fatte senza chiedere a nessuno. Ma questa cosa, cioè, il governo non vuole sapere, cioè, non ha riconosciuto. Poi nel senso, noi non è che vogliamo una cosa gratis, struttura gratis. Noi vogliamo metà, vogliamo pagare. Già, secondo me, in tutto il mondo politico, tutto il mondo, se dice una cosa, un immigrato, un riconosciuto stato di rifugiato, se ti dice così, qualsiasi governo ti dice sì, ti do struttura. Vuol dire che qua non ti vogliono proprio. E noi volevamo pagare metà, le spese della luce, del gas, delle immondizie, volevamo pagare. Anche struttura non è buona, noi volevamo pure costruire con i nostri soldi. Voi questa mattina al tavolo alla Baldassare gliel'avete detto? L'abbiamo detto e lei ha detto no, non è possibile. Perché? In questo momento. Non la spiegate. Non è possibile perché dice non ci sono strutture in questo momento. Con tutte quante. Sì. Quindi la proposta rimane, o vi dividete e allora andate in strutture a gestione, però, che vengono gestite dalle cooperative, sì. oppure rimanete in strada. Io credo che non sono cittadini italiani che sono razzisti, no. La politica è stata a creare il razzismo.